Nuova ordinanza della regione, resta l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso o se non c'è distanziamento possibile occupare tutti i posti sui mezzi pubblici, ma il governo dice no. Il Politecnico di Lecco capofila nello sviluppo di una app per monitorare le acque del lago. Tutti possono dare un contributo con rilevamenti tramite smartphone. Un nuovo sito e totem informativi per aiutare i turisti a scoprire le bellezze storico-artistiche del territorio. Si chiama Discovery Lecco, iniziativa lanciata da Fondazione Comunitaria Elario Reti. Attrice, produttrice, ma anche presidente di una onlus, Maria Grazia Cucinotta, Lecco Film Fest racconta la sua carriera e il suo impegno per le donne vittime di violenza. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV edizione di Lecco. Resta l'obbligo di utilizzare le mascherine al chiuso o se non c'è distanziamento. Sarà però possibile occupare tutti i posti a sedere sui mezzi pubblici. Questo è il contenuto della nuova ordinanza regionale sulle misure di contenimento del coronavirus, ma sui trasporti è già scontro con il governo. Resta l'obbligo di utilizzare la mascherina al chiuso, mentre all'aperto è necessaria nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. È comunque indispensabile averla con sé e indossarla anche sui mezzi di trasporto pubblico. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della regione Attilio Fontana, in vigore fino al 10 settembre. Continua l'obbligo di misurazione della temperatura nei luoghi di lavoro e per i clienti dei ristoranti. Novità per quanto riguarda la regolamentazione dell'accesso al trasporto pubblico, dove è sempre obbligatorio indossare la mascherina o indumenti idonei a coprire naso e bocca. Nel dettaglio, la nuova ordinanza vigente in Lombardia prevede infatti che su bus, treni, battelli e funivie si possa occupare il 100% dei posti a sedere e il 50% dei posti in piedi. Ma non sono esclusi i passi indietro, visto che proprio oggi il governo ha ribadito, con un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza in risposta ai gestori dell'alta velocità, il mantenimento dell'obbligo di distanziamento sui mezzi pubblici. Nuove disposizioni anche in materia di celebrazioni religiose. La capienza potrà essere aumentata. L'ordinanza prevede che il numero dei partecipanti sia determinato in base alla possibilità di far disporre le persone ad almeno un metro di distanza, sia frontalmente che lateralmente. Previsto un limite di 350 persone, derogabile previa relazione tecnica. L'Ario sotto osservazione, il Politecnico di Lecco capofila nello sviluppo di un'app per monitorare le acque del lago. Tutti possono dare un contributo con semplici rilevamenti. Un'app per monitorare e migliorare la qualità dell'acqua dei laghi. L'idea è stata sviluppata dal Politecnico di Milano, polo territoriale di Lecco, con il supporto del Water Research Institute, del CNR, IRSA e di ARPA Lombardia. All'interno delle attività del progetto Interreg Simile, sistema di monitoraggio integrato per la conoscenza, tutela e valorizzazione dei laghi subalpini e dei loro ecosistemi. L'obiettivo del progetto e quindi dell'applicazione Simile Monitoraggio Laghi è quello di migliorare la qualità dell'acqua dei laghi attraverso un monitoraggio integrato e la sensibilizzazione dei loro frequentatori. La app è stata pensata per essere semplice e veloce nel suo utilizzo. Basta scattare una foto e aggiungere le informazioni ritenute opportune laddove vengano notate delle stranezze come chiazze oleose, schiume, rifiuti, cattivi odori, scarichi attivi. In tal modo si partecipa al rilevamento di dati che verranno integrati con quelli raccolti dai sensori montati sui satelliti dall'Agenzia Spaziale Europea e su boe dislocate in punti ritenuti strategici. I sensori monitorano i laghi insubrici e i loro ecosistemi, trasmettendo ai ricercatori dati relativi alla temperatura superficiale dell'acqua, alla concentrazione di clorofilla, alla quantità di solidi sospesi. I cittadini diventano dunque protagonisti del progetto con semplici azioni, come la rilevazione della temperatura dell'acqua, e rimangono aggiornati sulle iniziative in programma sul territorio. Eventi di clean up, campagne di misurazione, seminari, corsi di formazione che mirano alla salute dell'ambiente in cui viviamo.
Un nuovo sito e totem informativi per aiutare turisti e lecchesi a scoprire le bellezze storico-artistiche del territorio. Si chiama Discovery Lecco, l'iniziativa lanciata grazie a una collaborazione tra Fondazione Comunitaria del Lecchese e Lario Reti Holding. Il territorio lecchese riparte anche dalla cultura e dai laboratori didattici. Lanciate due proposte per favorire un'estate all'insegna della scoperta del territorio, del turismo sostenibile e dei piccoli musei. Nati dal protocollo d'intesa siglato tra Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese, un nuovo sito per promuovere le bellezze della nostra provincia, Discovery Lecco, dei totem informativi e tante attività. Questa collaborazione ha generato la costituzione di un fondo presso la Fondazione Comunitaria, un fondo importante con una dotazione di 2 milioni e mezzo di euro. Con queste risorse si andranno a finanziare per 5 anni, quindi su un lasso di tempo importante, interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili e interventi di valorizzazione dei siti di interesse storico-artistico. Oggi abbiamo presentato due specifici interventi sulla valorizzazione dei siti. Avremmo voluto valorizzare appunto questi luoghi attraverso visite guidate di gruppo. Non è possibile purtroppo per le limitazioni Covid, quindi per quest'estate, spero solo per quest'estate, abbiamo ripiegato sulla predisposizione di un portale per agevolare visite individuali o di tipo familiare ma non di gruppo e sul sostegno al rilancio della rete dei piccoli musei di comunità presenti nel nostro territorio, sostenendo in particolare 15 dei musei distribuiti su tutto il territorio provinciale. Un sito che va oltre il semplice sito, ma è proprio un raccontare le storie e l'essenzialità dei 91 Citizen City abbinato a nuove tecnologie di web app che consentono appunto al turista, al visitatore di agevolmente accedere dal cellulare a tutte le informazioni e di essere sempre aggiornato sulle ultime novità e iniziative che il sistema culturale propone sul territorio. Sono stati inseriti 33 musei, 30 appartenenti al sistema museale della provincia di Lecco e altri 3 collocati sul territorio. E quindi, come dire, una bella visibilità, ma soprattutto un modo per conoscere le ricchezze di ciascun singolo museo, grazie al portale, ma anche grazie al progetto di valorizzazione che consente, attraverso la pianificazione di progetti didattici e attività per le famiglie, in questo momento di emergenza. Attrice, produttrice, ma anche presidente di una onlus che aiuta le donne vittime di violenza. Maria Grazia Cucinotta, madrina del Lecco Film Fest, è sbarcata in città per parlare dei tanti ostacoli che ancora oggi le donne incontrano sulla loro strada. Una delle star italiane più amate, attrice che si è affermata a livello internazionale imponendo il fascino mediterraneo e un talento istintivo, prendendo parte a film di grande successo come Il Postino con Massimo Troisi, nonché da molti anni attiva anche come produttrice di opere mai scontate, ma anche nel sociale, con la Onlus Vite Senza Paura. Maria Grazia Cucinotta, madrina per acclamazione del Lecco Film Fest, è sbarcata in città per raccontare la sua carriera, ma soprattutto il suo impegno in favore delle donne vittime di violenza. È vero che la donna adesso può fare tutti i tipi di lavoro, però non è agevolata nel lavoro, perché quando la donna diventa madre viene penalizzata nel lavoro, quindi ancora devono essere fatti tanti passi per riuscire a portare la donna a essere libera di lavorare, facendo anche la madre, la moglie, continuando a essere donna. E tante volte invece le donne in carriera rinunciano a diventare madri proprio perché non c'è la possibilità di un figlio all'interno di una carriera, cosa che invece è molto più facile per gli uomini. Però sono tutte cose che spero che piano piano finiscono, cioè che ci sia maggiore autonomia. Le donne hanno patito molto, soprattutto in questo periodo di lockdown, pensiamo ad esempio alle violenze in famiglia. Beh, la violenza devo dire che durante il lockdown è stata molto accentuata dal fatto di essere stati costretti a restare chiusi con l'uomo violento. Non è stata solo per la donna, ma questo è logicamente arrivato anche ai bambini. Ci sono arrivate tantissime denunce da parte anche di madri che perché comunque anche i ragazzi venivano picchiati. Il tuo tema è donne per le donne, ma esiste anche il maschilismo delle donne?
soprattutto, guarda che il peggior nemico delle donne sono proprio le donne, quindi le donne devono imparare a non puntare mai il dito, a non giudicare, perché una donna, una madre che punta il dito e giudica la donna per come si veste, per com'è, fa crescere un figlio violento. Un fondo per ricordare Pamela Cazzaniga. Al consigliere comunale di Valmadrera, scomparsa lo scorso marzo, la sua città ha deciso di intitolare un'iniziativa benefica dedicata al mondo delle disabilità. Un virus contratto in Africa che si è rivelato fatale per il suo fisico, già minato da un terribile incidente e da una rara malattia, causandone la morte a soli 44 anni. A Pamela Cazzaniga, consigliere comunale di Valmadrera, scomparsa lo scorso marzo, la sua città ha deciso di dedicare un fondo benefico, In viaggio con Pamela. Due riunioni volute dalle amiche e compagne di classe insieme alla mamma Luisella Fumagalli hanno portato a mantenere un impegno che era stato subito assunto dopo la prematura scomparsa: costituire un fondo per ricordare la generosità di Pamela, il suo entusiasmo di avere una seconda chance dopo l'incidente in cui era scomparsa l'amica Elisa e che aveva costretto lei a vivere in sedia a rotelle, i suoi viaggi organizzati per favorire in particolare le persone con disabilità. L'iniziativa, che fa parte del fondo della comunità di Valmadrera, premierà annualmente un disabile che è riuscito, esattamente come Pamela, a superare le difficoltà. La presentazione ufficiale è in programma dopo l'estate. Allo studio la costituzione di un'associazione, in modo che chiunque abbia conosciuto o condiviso quanto fatto da Pamela possa aderire. La frase finale del documento stilato dal comitato dice così: è il modo migliore che abbiamo per tenere viva una delle più grandi convinzioni di Pamela: l'impossibile è solo negli occhi di chi guarda. Le montagne lecchesi tornano meta di vacanza, weekend lunghi ma anche soggiorni di almeno una settimana. Noi siamo saliti al Pian delle Betulle, dove quest'anno molte seconde case sono tornate, per così dire, di moda. Hashtag io resto in Italia, o meglio io resto in Valsassina, questo potrebbe essere lo slogan dell'estate 2020, con le nostre belle montagne sempre più meta di molti vacanzieri. E tornano di moda, se possiamo dire così, le seconde case. Noi siamo saliti al Pian delle Betulle, sopra Marnio, una località che ha proprio tutto per una bella e rilassante vacanza: escursioni, avventura, tradizioni. Qui al Jungle Rider Park delle Betulle la stagione è iniziata bene. Sinceramente non ci aspettavamo tutta la gente che comunque sta girando in questo periodo, però rispetto all'anno scorso, weekend c'era molta più gente anche in settimana. Veniamo spesso, abbiamo una casa qui, quindi è bello. Qui alle Betulle è sempre bello. Ma noi andiamo a passeggiare, a camminare, poi i bimbi li portiamo un po' ai giochi, li portiamo a vedere le mucche, li portiamo a vedere i cavalli. Una giornata all'aria aperta. Finalmente ci voleva. Esatto, esatto, infatti. Quindi vacanze qui in valle? Sì, sì, restiamo qui una settimana, il paesaggio qua è bellissimo e staremo qui a goderci la Valsassina e le Betulle. Anche qui alle Betulle c'è un alpeggio, voi siete qui tutta estate, come sta andando? Sta andando bene, sì, siamo qua tutta l'estate e sta andando bene. Signora, si sta bene qui in alpeggio? Sì. Si sta benissimo, qua alle Betulle, guarda, è una roba, è l'ultimo paradiso. In alpeggio si fa il formaggio, la mulgitura. Adesso sono pronte per essere munte. Ognuno al suo posto? Ogni mucca va al suo posto. Nel giro di una settimana imparano il suo posto e non lo sbagliano più fino a fine stagione. Lei è entusiasta di vedere le mucche? Abbiamo la casa qui vicino a Moggio. Quest'anno noi stiamo qua una settimana a fare vacanze in Valsassina a Pian delle Betulle. Avete qui la casa? Sì, ho qua la casa. Qui alle Betulle ci sono anche diversi ristoranti, lei è un esercente, come sta andando la stagione quest'anno? Diciamo che per noi è partita dopo il Covid, primi di giugno, diciamo, molto meglio rispetto al solito, probabilmente perché le persone preferiscono venire in montagna in quanto c'è meno inquinamento. Le case che qui ci sono, le case vacanza, sono occupate? Sì, quasi tutte occupate e da adesso in poi è tutto pieno fino a 20 agosto. Prima di chiudere vi ricordo che potete come sempre leggere tutte le nostre news in tempo reale sul nostro sito www.teleunica.com. Grazie per averci seguito, buona serata!